Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video sul canale di Fumetto Online per il nostro topo della settimana numero 3523, dove succederanno un bel po' di cose. Si chiude il capitolo dell'Isola delle Comete e si apre un nuovo capitolo invece con Topolino, Atomino e il professor Enigma, intitolato Topolino e il fattore gamma, anomalie gravitazionali, primo episodio. Si chiude anche un po' inaspettatamente e non troppo bene la storia di Newton e Pico in Viaggio nel Sapere, di cui parleremo meglio in questo numero. Tanti approfondimenti sulla scienza, tanti approfondimenti sullo spazio, sui pianeti, e un numero da scoprire. Niente allegati, ma tanta tanta ciccia e sostanza. Giriamoci e andiamo in postazione. Eccoci, andiamo subito all'indice delle storie, non ci sono particolari spoileroni. Anomalie gravitazionali 1 di 3, Topolino e il fattore gamma, di Alessandro Pastrovicchio con i colori di Chiara Bonaccini. Newton e Pico in Viaggio nel Sapere non è la solita storia, di Giorgio Fontana, Simona Capovilla e i colori di Gaetano Gabriele D'Aprile. Di Ringo di Rango di Enrico Faccini con il colore di Giulia Castoldi e Irene Fornari. Zio Paperone e l'affare in ballo, molto carina questa, di Carlo Panaro, Valerio Held e Emanuele Virzì. E gran finale delle Isole della Cometa, 6 di 6, parte 1 e parte 2. Che si cucca la storia migliore della settimana nonostante altre siano abbastanza carine, ma ho qualcosa da ridire. Zio Paperone se l'è giocata fino all'ultimo, dite come, una storia, sembra una storia marginale, e invece se l'è guadagnata, una buona menzione. Ma partiamo con la prima storia di Pastrovicchio. In un luogo a noi ben noto, la dimensione Delta, quello che sembra uno spazio nauta, un dimension Delta nauta, un viaggiatore temporale e spaziale, si introduce all'interno del laboratorio di Enigma. E dopo averlo messo fuori combattimento, mette a segno un furto, commentando con la frase per aspera ad Astra, che per chiunque segua Nova Lectio dovrebbe suonare quantomeno familiare, perché finalmente almeno io scopro che cosa significa quella frase. Ci è voluto Topolino per spiegarmelo, visto che quelli di Nova Lectio non l'hanno mai spiegato, e si traduce dal latino con la via del successo è irta di difficoltà. Ma torniamo ai giorni nostri, soprattutto alla nostra dimensione. Topolino, un po' così illudendosi, vuole dedicare una serata al calcio rilassandosi davanti alla partita, ma una chiamata del commissario sembra avere delle altre opinioni per la serata. Topolino va sparato in commissariato e riceve un biglietto al cui interno è scritto quello che sembra un enigma: Vispo, lo attendereste ai miei amici Topolino ed Enigma. Un messaggio enigmatico, quantomeno, salvo poi essere quantomeno chiarificato da Atomino e Enigma, appunto, che ritroviamo adesso. Qui si apprende che Enigma ha visto rubare, anzi non ha visto perché è stato ammortito, ma si è visto rubare dal suo laboratorio un composto di neutrini subatomici, qualcosa di molto scienziato appunto, che stava studiando riguardo la struttura quadridimensionale dell'universo, paroloni scientifici, tira fuori dal cilindro l'attrezzatura che teneva nel laboratorio grazie al flusso mesontico di Atomino, come si vede in Topolino e gli Ombronauti, uscito una vita fa, perché era il 2012 tipo, e io me lo ricordo ancora quella storia, quindi è persistita abbastanza bene, era un gran bel pezzo. E da qui partirà la ricerca ai misteriosi furti, perché quello di Enigma non è l'unico laboratorio, l'unico luogo a essere stato derubato, ma case di nobili e di ricconi in generale, o musei, gioiellerie, molti colpi portano tutti lo stesso presunto rapinatore, che lascia degli enigmatici biglietti con all'interno dei numeri. Topolino e Atomino faranno squadra, pedinati da questo misterioso tizio in impermeabile, occhiali e cappello, salvo poi sparire nel nulla, appunto. Topolino riesce a intuire qualcosa e si mette immediatamente sulle tracce di tutti gli altri foglietti, e nel mentre scopre che accadono dei quantomeno bizzarri eventi, accadono degli eventi quantomeno bizzarri, tra quadri che si sciolgono e non sono opere di Dalì,
qua ci sono i tagli delle tele, vabbè, citazione artistica go go oggi, vestiti che roteano una sfera d'acqua in una fontana, il tutto costellato da questi messaggi con dei numeri che sembrano dare quasi delle indicazioni, perché questo criminale, che sembra portare sempre più vicino alla figura del giornalista, appunto sembrano voler ricondurre alla stessa persona questo giornalista, e il criminale sembra voglia essere trovato, sembra voglia farsi trovare, anzi. Unendo le forze, Topolino riesce a trovare una quadra del messaggio e ad arrivare nel luogo dove si trova il nemico. Molto semplice come modalità di trama e di sceneggiatura, ma come si vede poi all'interno degli approfondimenti successivi tra intervista all'autore e intervista agli esperti, si presta una particolare attenzione all'accuratezza scientifica dei fatti riportati, tra quasar, materia topica, che sarebbe materia oscura di fatto, raggi gamma e altri, li chiamerei concetti scientifici fantascientifici, ossia ispirati alla realtà ma con una buona dose di fantasia. Salvo poi essere completamente snocciolati e spiegati in questa bellissima... in questo bellissimo approfondimento in cui si spiegano i buchi neri, i quasar, i raggi gamma, le anomalie gravitazionali, insomma tutto quello che abbiamo letto in questa storia precedentemente. Un bel pezzo che consiglio soprattutto in allegato all'intervista e ovviamente all'approfondimento, dove si scopriranno tanti fatti particolari. Per esempio, il buco nero è così chiamato per la scarsissima conoscenza che l'uomo ha di essi, quindi non abbiamo delle conoscenze particolari riguardo ai buchi neri, infatti si presume avere le dimensioni di un punto infinitesimo, il buco nero che fa collassare e accartocciare lo spazio e il tempo attorno a sé. Insomma, per gli appassionati questo è pane per i vostri denti. Andiamo avanti, Newton e Pico in viaggio nel sapere, Giorgio Fontana e Simona Capovilla ci portano in questo viaggio che però non mi ha convinto tanto. Come non mi ha convinto neanche tanto il finale della storia di prima, perché hanno tagliato un po' corto sull'arrivo del cattivo. Voglio vedere che cosa verrà fuori, però non giudico troppo. Per ora è una buona storia. Newton e Pico, dicevo, non mi ha convinto tanto perché si va in chiusura, ma sembra... non lo so, sembra una chiusura molto affrettata. Pico e Newton si riuniscono al parco per l'ultima lezione prima della verifica finale, del resto siamo anche nella realtà verso fine anno scolastico. Intanto buona fine della scuola e buon esame di maturità che lo deve fare tra voi spettatori. Vi auguro in bocca al lupo. Qui io l'ho già fatto, quindi sarà compito vostro. No, scherzo, buona fortuna e in bocca al lupo soprattutto. Dicevo, Pico e Newton si ritrovano al parco per le verifiche finali, per i ripassi delle verifiche finali, e il tema è la storia della città, o in generale storia come materia. Pico ha l'arduo compito di sensibilizzare Newton sul passato, per un ragazzo che, insomma, è sempre fissato con il futuro e il presente, è cosa difficile, ma tramite le avventure e le invenzioni di Cacciavite Pitagorico, prozio di Newton, la cosa sembra riuscire abbastanza bene e anche Pico ne risulta abbastanza soddisfatto. Tant'è che Newton, poi vedendo i lampioni fissati dal prozio Cacciavite, si metterà in testa di apportare delle migliorie per dare la sua parte di futuro a Paperopoli partendo dal passato. Un bel messaggio, ma in una storia abbastanza breve che si va a chiudere così, anche se dice fine dell'episodio, alla fine della storia. Quindi, nel senso, stiamo arrivando verso il finale, ma tutta questa enfasi su ultima verifica, ultima lezione, ah, è l'ultima lezione, adesso fino all'ultimo, ultimo di qua, ultimo di là, e poi alla fine non finisce qui. Quindi, sono rimasto un po' così, deluso dal finale, perché pensavo fosse un finale, ma... se finirà bene la prossima settimana, ritirerò quanto detto, senza problemi. Di Ringo di Rango, di Enrico Faccini. Paperoga si ritrova in una conferenza entusiasmante. Il ruolo dell'astrofisica nella coltivazione delle melanzane ricciute e l'influsso della maglieria uncinetto sulla magnetosfera di Plutone.
argomento alla portata di tutti, insomma, tant'è che Paperoga crolla addormentato dopo pochi istanti, salvo poi essere svegliato dalla nefasta suoneria di Ringo di Rango, il ballo dell'orango. Questa melodia orecchiabilissima che lo tormenterà per tutta la durata di questo incubo, perché alla fine si rivelerà essere un incubo. Il solito spunto geniale di Faccini che riesce a farci e a farmi soprattutto ridere e sorridere in un numero denso di carico emotivo tra storie dimensionali, scienza, finali che non sono finali e finali veri come quello che arriveremo a que come quello a cui arriveremo tra poco. Una storia divertente che si lascia leggere. Come sempre, plauso a Faccini, che rimane uno degli autori che preferisco sul topo in generale. Ma ottimo lavoro anche di Carlo Panaro e Valerio Held con Zio Perone e l'affare in ballo. Paperone ha un affare in ballo, pazzesco, con una certa Casquet, una miliardaria famosa per i suoi party danzanti. E guarda caso passa proprio davanti a una scuola di danza. E guardate chi c'è? Brigitta, ovviamente con gli occhi a cuore, e insieme parlano un po' dei problemi di Paperone. La signora Casca, infatti, ospita spessissimo dei party danzanti, e caso vuole che Brigitta sia stata una studentessa anche abbastanza brava di ballo e conosce Glenda Casquet. È stata un'alunna di questa maestra ballerina e adesso ha coronato il suo sogno di Brigitta di diventare un'insegnante di danza. Il caso sembra fortuito, appunto, anche se rivela a Brigitta che gli affari non vanno benissimo. Paperone, comunque contento della nuova attività di Brigitta, che quantomeno la terrà lontana dai suoi affari, prosegue la sua trattativa con Casquet, ma c'è un però. Regala un bellissimo paio di scarpe da danza a Casquet, la quale vuole però vedere, adesso notato la partecipazione e la passione di Paperone per la danza, vuole vederlo all'opera e lo invita a un party danzante. Paperone è un po' arrugginito e decide quindi di farsi valere con le lezioni di Brigitta. E passo a passo, passo dopo passo, tra un valzer, un tango e una rumba, Paperone torna a essere il provetto ballerino che era nel Klondike. Salvo poi essere scoperto da un influencer che lo fotografa a sorpresa mentre è occupato a ballare con Brigitta. La cosa però ha successo e guarda caso la scuola di danza di Brigitta riscuote un grande successo, mentre Paperone si prepara ad andare al ballo. Spoiler che, vabbè, vorrei, potete lasciarvi, potete skippare come no, perché comunque la storia risulta godibile lo stesso. Paperone alla fine ballerà con Brigitta in quanto Miss Casquet si è purtroppo rotta un piede con proprio le scarpe da danza regalate da Paperone, cosa che farà sfumare l'affare. Un finale che sembra molto deludente per Paperone, ma che troverà un inaspettato risvolto positivo. Elogio particolare al personaggio di Brigitta, che qui è approfondita parecchio in una nuova veste, tra i suoi mille talenti, appunto, c'è anche quello della danza adesso, e devo ammettere che è molto ben riuscito, è un dettaglio che spero venga riproposto in questi toni elegantissimi tra musica, luci soffuse di notte, con questi abiti appunto super sfarzosi, perle, papillon, eccetera, e le movenze della danza, che comunque dite quello che volete, ma sono complicate da raffigurare, tant'è che non risultano eccessivamente mosse come vignette, ma tant'è. Comunque sono tutti insieme danno un ottimo lavoro finale e anche questo nuovo rapporto tra Brigitte e Paperone, chissà che non perduri. Molto molto apprezzata, ma arriviamo al finalone. Le isole della cometa, l'arcipelago Rodent, dove ci eravamo lasciati la scorsa volta. Che cos'era successo? Facciamo un po' di recap, giustamente. Mick, il topo protagonista, che sarebbe poi Topolino, approda su quest'isola, Cotton Island, precipitato dopo una tormenta, anzi una tempesta. Qui conosce Dippo e suo zio, Salud, e scopre del suo aereo e di come potrebbe usarlo per tornare alla sua vecchia vita, per quanto una parziale amnesia gli faccia apparire ricordi un po' spot e non riesca a ricordarsi benissimo come fare a tornare indietro, insomma. In mezzo a quest'impresa e alle vertigini di Topolino, di Mick, pardon, con l'aereo, con l'idrovolante,
arrivano altri personaggi. Babu, un tipo molto losco alla ricerca di rare mappe, un professore barbuto, amico di Salud, che vuole anche lui, che tiene alle mappe e sta facendo alcune ricerche aiutandosi con un'esploratrice che si scopre essere la gemella di Minerva, la ragazza figlia del governatore, appunto l'aiutante del professore si chiama Mai, mentre l'amica di Topolino, di Mick, ancora con Topolino, l'amica di Mick si chiama Minerva, e le due gemelle finiranno addirittura per litigare, costrette da Babu, insomma, mentre quest'ultimo cerca le mappe, riuscirà a far cadere in una fossa di sabbia le due sorelle e a farle litigare, il tutto sotto gli occhi di Mick e di Dippo. Insomma, sembra tutto andare per rovescio, Babu prende le mappe del professore, le due sorelle litigano, Dippo, anche lui con Salud, ha delle difficoltà, mentre adesso Babu sta per andare alla ricerca dell'idrovolante di Salud. Tutto va a rotoli, tranne per Mick, perché un traghetto sta per approdare finalmente sull'arcipelago. E proprio qui ritorniamo, con Mick preso da un'ansia terribile, perché non capisce se tornare a casa è quello che vuole oppure no. Mentre Minerva e Dippo sono scossi da questa partenza inaspettata e soprattutto da Babu, che si è impossessato delle mappe e adesso chissà cosa vorrà fare. Tuttavia, una nuova minaccia appunto l'arcipelago, una tempesta che si abbatte improvvisamente proprio mentre il traghetto sta per attraccare. Nel bel mezzo dei saluti di Mick al resto del gruppo, quando sta per cedere la sua bussola a Salud, ma quest'ultimo gli dice di tenerla e di portarla lontano dalle isole, l'arcipelago gioca un altro brutto scherzo a Mick, facendo mandare in subbuglio il traghetto, non facendolo attraccare, mentre Salud deve cedere il suo biplano a Babu, che irrompe all'interno dell'hangar. Insomma, va tutto male, è una storia dai toni molto, non cupi, ma drammatici, molto seri, molto intensi. Qualcosa a cui, almeno io, non sono più abituato da parecchio tempo. Ce la faranno i nostri eroi a prendere al lazzo, più o meno, il traghetto e a salvare il suo equipaggio e permettere a Mick di ripartire? Le condizioni meteo non sembrano dargli ragione. Ma per fortuna Salud, Babu, Minerva, Maya, il professore e Dippo si uniranno per dare una mano a Mick, per permettergli di arrivare a destinazione. O così non sarà? Vado in parte spoiler subito, così da potervi raccontare tutto, e ci vediamo alla fine del video se non volete spoiler di sorta. Partiamo subito con gli spoiler, insomma. Babu monta sopra l'idrovolante e con un ghigno sulla faccia prende il volo, anche se per poco, visto che il carburante è finito. Per fortuna il professore e Maya gli lanciano una fiala di carburante speciale che gli permette di ripartire subito. Mentre Dippo e Salud cercano di mantenere il contatto via radio e Minerva e Maya avviano il faro per orientare il viaggio del traghetto, mentre il traghetto si avvicina scosso verso la costa, i suoi passeggeri fanno un commento particolare. Caro, quell'aereo, impossibile, non possono essere loro. Loro chi? Le comete, ovviamente. Bah, questi giovani non sanno niente. Esistono ancora? Non saprei. Sembrano solo due ragazzi. Pare che sulle comete ci sia ancora molto da dire, ma ormai la storia va agli sgoccioli. Vi salto un po' di intense scene, vi basti sapere che alla fine riusciranno, con lo sforzo di tutti, ma proprio tutti, anche tirando con la corda a mano, a trarre il traghetto in salvo, e anche il biplano, anche se un po' accartocciato. Le cose vanno per il meglio e finalmente Mick può ripartire, anche se la reunion ha destato qualche dissapore, ecco, ma tutti sono uniti nel fare i saluti a Mick, pronto per partire. Salvo poi, riflettendo e pensando ai suoi amici appena conosciuti, Mick ci ripensa e rimane sull'isola della cometa.
e fine della prima stagione. Quindi sì, ragazzi, ci sarà un nuovo capitolo dell'Isola della Cometa e io sono molto curioso di conoscere di più sulla lore. Boh, qui si chiude la parte spoiler, bentornati a tutti, siamo tornati nella parte normale del topo. Storia bellissima, devo dire, chiusura me l'immaginavo che sarebbe finita così, ma ottimo lavoro, comunque nel risultare intensa, non banale nel tenere alta la tensione e nel darci tanto a cui agognare per la prossima stagione. Sul numero 3524, le storie a fumetti, Detective Donald torna dopo parecchio, cerca Ziguai disperatamente, Newton e Pico in viaggio nel sapere, nuovi maestri, vecchi allievi, che spero sia il capitolo finale, Topolino e il fattore gamma, 2 di 3, il ponte spazio-temporale, le pensatore di Vito Joe, un tesoro rotolante, e Once Upon a Mouse in the Future, vacanze in Astro Roulotte, che va a comporre una nuova storia celebrativa per i 100 anni della Disney. Bene ragazzi, questo era il topo della settimana, è venuto un video bello lungo lo stesso, quindi vado corto sui saluti. Grazie per aver seguito il video fino a questo punto, vi ricordo ogni giovedì il topo della settimana e la domenica ogni 2 settimane il fumetto update. Vi ricordo anche al volo che abbiamo un canale Telegram, lo trovate in descrizione praticamente sempre, e lì pubblico, oltre a chiacchierare tra fumettare eccetera, vi pubblico anche aggiornamenti in diretta o spesso vi metto anche i link dei video quando le notifiche di YouTube non collaborano. Comunque vi ringrazio ancora e vi auguro una buona giornata o una buona serata.